Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua tornati in un nuovissimo video della carriera allenatore con il Lecce. Nella scorsa partita abbiamo, come tutti ben sapete, perso col Verona 3-2, tre sconfitte di fila. Abbiamo sì affrontato delle squadre forti, ma abbiamo fatto una vittoria in 7 partite, una roba del genere. E questo è quello che mi fa preoccupare, ma soprattutto le prestazioni, perché sì, ok, siamo in ripresa, perché col Verona non meritavamo di perdere, però ragazzi, ok, il gioco va bene tutto, ma quello che mi preoccupa di più è la difesa, perché non si può difendere in questo modo. Ci sono dei calciatori che si stanno riprendendo, questo sì, ma ci sono anche dei giocatori che non mi stanno piacendo. Aggiornamento mensile dell'Osservatore, vediamo un po' se c'è qualcosa. Christiansen no, Jakobsen no, Pedersen no, Jakobsen no. Quindi questi no. Poi, altri aggiornamenti. Eklund, vabbè lo prendo solo per il potenziale. L'altro Eklund è meglio. Lundberg lasciamo stare, Anderson lasciamo stare. Ultimo aggiornamento. Munoz no, Molina no, dal Venezuela non c'è veramente mai niente. Oh, porca miseria, cioè, ci sono pochi talenti. C'è pochi talenti. Partita contro il Bologna. Allora, col Bologna direi che io faccio la formazione perché gioca piccoli, visto che Krstovic è stato espulso. Con Almqvist che nella scorsa ha pure segnato, ha fatto due gol. Trequartista a sinistra con Sansone al posto di... No, ho sbagliato qua. Sansone al posto di Auden. Gonzales gioca Kaba. Gonzales riposa, gioca Rafia. Poi sulla destra mettiamo Venuti. Jandrei va bene. Mettiamo Bagger al posto di Baschirotto. I Falcone in porta con Gonzales che va in panchina. Inoltre, ce ne sono altri. Vorrei mettere, vi dico, anche Brisce vorrei mettere. Però, vabbè, intanto mettiamo questo Beta che comunque può fare il suo al posto di Faticanti. Direi che pure, non lo so, a me piacerebbe anche provare appunto Berisha, come vi stavo dicendo prima, al posto magari di un giocatore che non ci può servire, tipo al posto di Gallo. Dai, questa è la panchina, si va a giocare contro il Bologna, si può fare, non è una partita facile, ma si può comunque vincere, ragazzi. Loro giocano con standard, ma io voglio essere offensivo oggi. Io cambio tattica, ragazzi. Non faccio quella di contropiede, che non ha dato brutti frutti, però io preferisco il gegenpressing. Ok, ragazzi, ci siamo, tutto pronto. Manca pochissimo al fischio d'inizio di Bologna-Lecce, di Lecce-Bologna. Si parte. Va dietro. Falcone. Lungo. No. Sbagliamo. Froiler, ancora lui. Valotto, Froiler. Froiler, dribbling, Froiler, contro! Subito gol del Bologna. È passata in vantaggio la squadra rossoblu. E al sushi. 0-1 all'undicesimo minuto. Riguardiamo qua, Froiler dentro. E al sushi tira. Falcone non può nulla. 0-1, si parte male. Urbanski. Per Carslon. Urlanski, Urbanski, va all'82, Urbanski dietro. No, il Bologna sta facendo la partita. Jandré, palla dietro, interessante. Il tiro, Falcone. Inizio molto in salita. Carlsson dalla bandierina. Il cross dentro l'area di rigore, il colpo di testa a liberare. Urbanski dentro. Niente da fare. No ragazzi, è proprio una situazione improponibile. 0-2. No ragazzi, non si può. Niente. Niente ragazzi, questo gioco è impossibile difendere. È impossibile difendere. No. Furlanci, bagger. Ancora Furlanci, per Froiler. Fuori. Sfiora la rete il Bologna. Banda al posto di Almqvist. Furlanci. No, errore. Furlanci. Mamma mia, ragazzi, stiamo facendo una partita pessima. Gonzales al posto di Kaba. Rivoluzioniamo il centrocampo. Sansone. Dentro non è. Sansone, strefezza. Appoggia.
Tiro di Gonzales che sfiora il gol. Siamo pure sfortunati. Strefezza la bandierina. Il cross, colpo di testa, rimane lì sulla linea, incredibile. No, pazzesco, sulla linea. No, vabbè ragazzi, ma è qualcosa di comico. Cioè, ce l'hanno salvato sulla linea. Bagger di testa, Jean-André. Briscia, di prima piccoli, niente da fare. Lance. No, Carslo. Carslo. No, Carson per Lico Giannis. Lico Giannis contro un giocatore. Lico Giannis, il cross sull'esterno della rete. Il Bologna sta letteralmente dominando. E vabbè, sconfitta meritata, poco da dire. Cioè, ragazzi, basta vedere il mondo con, cioè, il modo con cui difendiamo. Per dire che questa squadra non è all'altezza, c'è delle altre. Jean-André cosa ha preso? Tanta delusione, ma cioè con il pressing non puoi difendere così, cioè. Capisco concedere, ma non così tanto, veramente. Fate finire questa tragedia. Cioè, Falcone oggi è Dio, veramente. Cioè, potevamo finire 7-0, nessuno poteva dire nulla. 0-2. Che disastro. Disastro senza fine, ragazzi. Qualcosa di veramente assurdo. Per fortuna il Verona ha perso. Avanziamo. No, cambieremo comunque. Ah, vabbè, questo con il Parma. Metto tutte le seconde linee. Metto tutto. No, simulo, ovviamente. Vado a simularla sta partita. Deve essere in squadra. Qua metto tutte le seconde linee, così gli altri riposano. Così trovano un po' di spazio, aggiungerei. Gioca Rafia in mezzo al campo. E vabbè, simulazione veloce. Andiamo a simulare questa partita di Coppa Italia che perdiamo 4-2. Come nella vita reale, lol. No, le coincidenze della vita. Le coincidenze della vita. Non ci voglio mai credere. Cioè, l'abbiamo persa pure. In questo momento siamo ultimi. Siamo a meno 5 dalla zona retrocessione, che comunque non è tanto, ma sarà veramente dura salvarsi. Vabbè, Dermacù non lo rinnoveremo, ve lo dico già. Partita contro l'Empoli, questo è un vero scontro diretto. Quindi avanziamo ed eccoci qua la partita contro l'Empoli. Gli altri hanno riposato, quindi qui ci sono. Partita, andiamo in campo. Allora, l'Empoli fa gegenpressing e noi giochiamo di contropiede. Il contropiede è stata forse la miglior strategia in tutte le partite. In questa partita, allora, i giocatori hanno recuperato del tutto. Falcone, Pongra. Potremmo pure cambiare modulo, effettivamente. Però no, non ha molto senso. Pongracic, Bagher, no, metto Baschirotto. Poi a destra Venuti, poi a sinistra metto Gallo, che ritorna. A centrocampo tutti sono arrabbiati. Cava sulla mediana, non mi è piaciuto, ritornerà Madani con Gonzales, ma non Sansone, gioca Uden. Sulla sinistra Strefezza con Krstovic e Banda. Questi sono gli 11, raga. Questi sono gli 11 piccoli, ovviamente va in panchina. E poi sicuramente anche Kaba, che ci può risultare utile a partita in corso, al posto di Brescia, che non è entrato malissimo, però deve ancora fare esperienza. E fuori direi pure Betten. Punto, no, Dorgu lo mettiamo in panchina almeno. Dai, ci siamo. Ok, ragazzi, ci siamo. Tutto pronto. Empoli Lecce. Venuti sulla destra. Venuti, forse quello che ha dato un po' più di garanzie, se così si può dire. Venuti sulla destra. Venuti, venuti, venuti. Venuti per Banda. Banda, Banda finta. Banda entra in area di rigore. Fa un gran numero per il vantaggio del Lecce. Banda ha fatto un super gol. E Lecce passa in vantaggio ad Empoli. 0-1. Questo è un grandissimo gol. Riguardiamo, questa è tutta tecnica. Banda, finta, entra in rigore tra due e la mette dove il portiere non può arrivare. 0-1 Lecce al 18° minuto. Bravissimo Uden che lo tiene, ma l'Empoli ha ancora il possesso del pallone con Malè. No, no, eccolo, il buco. Niente, porca miseria. Preso gol. Ho preso un gol stupido, nel vero senso della parola. Che buccone mi ha lasciato qua.
Mamma mia, che buco, e poi Falcone non riesce a prendere sto tiro, che era parabile. Gol di Cancellieri. Parabile sì, era. Porca miseria. 1-1. Che rimessa è questa? Baldanzi, scatena al 35. Va Tommaso Baldanzi. Fuorigioco, no. 2-1 dell'Empoli. Incredibile colpo di scena. L'Empoli segna 2-1. Cioè, è qualcosa di, ripeto, di incredibile. Sul primo palo, portieri su sto gioco non sanno parare. Porca miseria, porca. Baldanzi lascia. Mamma mia, l'Empoli è un passo dal 3-1. Non va bene. Ma non riusciamo a prendere un giocatore dell'Empoli che scatta. No, vabbè, però. Bravissimo, qua Ramadani fa un intervento prodigioso. Fondamentale. Rimessa laterale a favore dell'Empoli. Marini. Luperto. Krstović. Recupera. Krstović. Ci può provare. Krstović. Uno contro uno. Se ne va via di fisico. Krstović. Parata del portiere. Gaprile. Krstović molto bravo, poi Piccoli che sbaglia, incredibile. No ragazzi, no, uno contro uno. Colpo di testa. Ramadani, parata del portiere. Non ne va una giusta. Almqvist. Contro Banda, cioè al posto di Banda, strefezza. Il cross, Baschirotto di testa, non riusciamo a segnare. Cambiaghi. Caputo. Appena entrato, Ciccio Caputo. Mamma mia, l'Empoli è un passo al 3-1. Dentro Cava e posto di Ramadani. Sansone allarga. Bell'appoggio. Gallo sulla sinistra. Prova un cross disperato per Krstović. Parato nei crepelli. Piccoli di testa. Niente. Io ero pure soddisfatto di un pareggio che però non vuole veramente arrivare. Assurdo. Falcone miracolo. No, perché ragazzi, è inaccettabile una roba del genere. Assurdo. Abbiamo perso con l'Empoli, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto. Non facciamo mai passi in avanti, non miglioriamo mai. Non facciamo mai un qualcosa di buono. Perché la zona di retrocessione è solo a meno 5, ma questo è uno scontro salvezza. Cioè, assurdo, non riusciamo mai a fare quello che voglio. Cioè, io do un piano di allenamento, i giocatori non. Boh, Vermacu ceduto, non me ne frega niente. È incredibile come la prima carriera di allenatore di FIFA sia sempre la più pazza. Però io non demordo. Non demordo, contro il Frosinone li vado a pressare, basta. La strategia è questa. Falcone arrabbiatissimo, Raffia pure, è per questo giochi stavolta. Caba, Sansone non si può veramente vedere. Udine, sono tutti arrabbiati. Banda è l'unico che ha fatto qualcosa nella scorsa partita. Mi è schierato con Piccoli al primo minuto, strefezza, Jandrea, Bagher, Baschirotto. Poi qua ci schieriamo Gallo. Guardate il morale dei giocatori, non Zortea, Dorgu. Non penso neanche alla panchina, a parte col Frosinone. Si va in campo contro il Frosinone. Forza Lecce. Okay. Bravo Bagher. Ma vedete, perdiamo tutti i contrasti. La difficoltà è campione, quella che sto utilizzando non so quanto tempo. Assurdo. Dobbiamo subito attacca, cioè subito un palo. Alla prima occasione da rete. Mazzitelli, il cross, il colpo di testa di Bagher. Uden, bravissimo, doppio passo. Uden, c'è strefezza, servito sulla destra, strefezza, va all'attacco, strefezza, dribbling, calcia e c'è il gol del Lecce con strefezza che blocca la partita al minuto numero 15.
capitano. Trepezza 1-0 per il Lecce. Bel gol, veramente bravi ragazzi qua in questa circostanza. Gran gol del Lecce, ricordiamo, Trepezza con una gran giocata. E la mette lì all'incrocio. Piccoli, può passare, piccoli che numero. Piccoli, 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 piccoli per Dorgu, Dorgu, Dorgu! Padre Dorgu! 2-0 del Lecce! 2-0 del Lecce! Dorgu! Il Lecce era doppia al 44esimo! E un'impronta chiara il match! 2-0! 2-0! Ed un altro Lecce! Piccoli fa un numero splendido! L'appoggia per Patrick Dorgu! Primo gol per... primo gol in Serie A per lui! Adesso dobbiamo chiudere! Tutta la curva! Oh, prendiamolo! Prendiamo! No! Che occasione per il Frosinone, che ha rischiato di riaprire la partita. Mamma mia, che rischio qua. Che rischio, riprendo la partita, non voglio fare alcun cambio. No. Si va con gli stessi 11 del primo tempo. Ma questo, avanza, niente da fare. Fallo su Alquist, non fischiato. No, so, anzi Mazzitelli, Mazzitelli perché dira. C'era un fallo prima, ma prendiamo gol. Lento Pongracic, da terzino sinistro. Vediamo un po' se cambia la sostanza. Capa. Di prima. Piccoli, piccoli. Eccolo qua al 91. Piccoli, 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 piccoli. Calcia uno contro uno. Piccoli, piccoli. Piccoli del 3-1 del Lecce. Al minuto numero 72. Chiudiamo. Forse la pratica. 3-1 del Lecce. 72esimo. Che gran gol. Lo rivediamo qua. Se ne va via un avversario. Ouden. Strefezza, strefezza, strefezza. Strefezza, che giocata del 27. Strefezza, strefezza per Anquist, che segna il gol che chiude tutto. 4-1 del Lecce. Anquist è entrato dalla panchina. Mamma mia, Anquist, Anquist, 4-1. Esulta, esulta, di rabbia, di fame. Riusciamo a vincere, strefezza, rivediamo Anquist che non calcia subito. E poi sì, fa una giocata strana, dribbla quasi il portiere e segna il gol che vale 4-1 per il Lecce, Anquist. Tanti gol e saliamo così a 10 punti. Vinciamo 4-1 con Frosinone ed è una partita, ed è stata una vittoria fondamentale per noi.